E siamo arrivati al secondo telegatto di platino per il cinema italiano in TV. Premia Giorgio Armani. Buonasera. Buonasera. Benvenuto Giorgio Armani. Grazie a voi, grazie. Allora, avviciniamoci un po'. Allora, vogliamo chiamare i protagonisti? Giorgio, telegatto di platino per film in TV a Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Ritirano Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Buonasera Marcello, come va? Benissimo. Allora, un microfono anche per Marcello. Ah, ce l'hai? Scusa, non avevo più. Allora, dobbiamo dare questi micetti. Sì, questi micetti. Sappiamo che giustamente tanti applausi. Io vorrei però. Marcello. Salve. Come sta? Mi stava baciando, era distratto. Sì. Come sempre. Ma scusa, Sofia, ancora avete questa passione, ancora sì, tanta voglia di baciarla, Marcello? Innamorati da sempre. Da quanti anni? Da sempre, sono... Tu avevi 12-13 anni. Ma forse 10. Sì. Quando ti ho incontrato. Già, è vero. Forse 8, è credo. È un amore... Eterno. Che non è stato mai consumato, che non lo rimandiamo... Beh, non è... Una cosa privata. Cioè, in anno, so. In anno. Sì. E un giorno... Se sono rose fioriranno. Sì. Non vorrei che fossero rose appassite. Tu parla di te. Io sono un po' non sorpreso, sono molto commosso e anche un po' seccato, perché vi siete alzati tutti in piedi. Questo accade solo quando si ha una certa età. Eh sì. Tu parla per te, Marcello. A me mi dicono maestro. Maestro, prima mi dicevano dottore. Maestro è il segno della vecchiaia. Ora, quando ho visto tutti in piedi, scusa Sofì, tu non c'entri. No, io non c'entro. Quando si sono alzati in piedi perché hanno capito che uno oramai, capito? Insomma, Marcello, tanti applausi e tutti in piedi anche a Pisa, la prima di Sostiene Pereira, sì, però, sì, assolutamente. Davvero? Sì, sì. Io lì... non so cosa dire. Ma Marcello è sempre tanto modesto. Devo dire. Allora, sempre. Per adesso Giorgio Armani è qui pronto a consegnarvi... Però io vorrei, scusa ma io, interrompo. Io sì, lo voglio dalla femmina. Ecco, stavo dicendo quello. Ma lo di a Sofia. Va bene. Io do a Sofia. Per me è un onore, Marcello. Tu sai che io sono pazzamente innamorata di te da tanti anni. Sì, lo so, ma io te la faccio adesso la dichiarazione. Sì, Sofia, chiedo scusa anche a te, però o adesso mai più, per cui. Beh, non posso, scusa. No, ma io non è che volessi niente, scusa, ma... volevo soltanto dirtelo, non ti ho chiesto niente. Ti ringrazio tanto, ma sono impegnato per il futuro, ancora per i prossimi 20 o 30 anni con Sofia. Va bene, io ci sarò. Un altro bacio. Allora, Giorgio Armani, delegato di platino a Sofia Loren. Grazie. È chiaramente un onore per me consegnare. Mi dispiace se la bacio. Sofia, mi dispiace molto. Allora non lo bacio, non voglio dare un dolore. Posso? Ammazza. Chiuderò gli occhi. Vai. Marcello, ha detto di sì. Vai, vai, chiuderò gli occhi. Diciamo vai. Sempre delle frescacce in queste occasioni, scusate. Ma... Grazie a Giorgio grazie. Armani. Allora, che? Ci dovrebbe essere un filmato. Che eccolo. Andato. Per farci piangere. Matrimonio all'italiana, Sofia, sì. Questo? Sì. E, ma certo che... Hai visto come sono magro là? Sì, sì. Asciutto. Sofia.
Marcello, non mi allora, ricordo. 40 anni insieme, non ti ricordi? Sì, dai, questa è una scena memorabile di matrimonio. La storia d'amore. La storia d'amore. 40 anni insieme, ma ve lo ricordate il vostro primo incontro? Come vi siete conosciuti? Peccato che sia una canaglia. Il film era Peccato che sia peccato una canaglia. Che sia ma una l'incontro, canaglia. Voglio sapere quando vi siete visti la prima volta. Io stavo facendo un film in uno stabilimento cinematografico a Roma che non esiste più perché non ci sono più gli studi cinematografici. Si chiamava, non so, fa paladino, Titanus, lassù. La Titanus, sì. Vidi sì, passare sì, una ragazza con gli short, disse ammazza che cosce. Che sventola, ma chi è ah, questa? Io facevo Africa sotto i mari, sì, sì, lei stava sì, facendo sì, un sì, film Mondo Sommerso. Africa sotto i mari. Africa sì, sotto sì, i mari. Sì, sì, sì. E dopo, no scusate per le banalità, ma insomma eravamo giovani e focosi. Dopo Alessandro Blasetti ci chiamò a fare un film assieme, uh-huh. Peccato che sia una canaglia. E da lì cominciò questa coppia ineffabile. Questa che è durata, fantastica. Diciamo, 20 anni, forse anche eravamo, più. No, mica tanti anni fa. Dopo. No, ieri. Siamo dei coniugi senza esserci sposati. È difficile. Sono le cose questo. Che durano di più, però. Certo. Eh? Certo, sì. No? Corrado, tu dovresti insomma. Chiedere qualcosa a Sofia. Sofia, quali sono i difetti di Marcello? Non ha difetti di Marcello. Non ha difetti Marcello. È soltanto un pochettino pigro ogni tanto. Indolente. Pigro. Si perde i microfoni. Posso raccogliere? Si perde tutto, ma non fa niente. Noi siamo lì ad aiutarlo. Marcello, la stessa domanda anche a te. Corrado. Cosa devo fare? No, io sto Marcello, quali sono i miei difetti? I tuoi difetti? Sì. Ma che difetti, Sofia? Scusa, Marcello, non si sente più. Scusa, lo ripeti perché era proprio caduto il microfono in ti quel momento. Somperei addosso adesso. A Sofia. Marcello, quali sono i miei difetti? Ma non c'erano difetti, Sofia, dai, ma che difetti? Certo, sarebbe bello vedere questa cosa. Ah, sì? Sì. Succederà. Prima ma non lo farete sapere a nessuno, di la verità. Sì, non nessuno lo saprà mai. Nessuno lo saprà mai. Succederà. Sì. Vabbè. Sì. Vabbè, sono sciocchezze che si dicono perché uno tenta sempre di dire battute che pretendono di essere spiritose, molto difficili. Però la verità è che Marcello ed io ci vogliamo molto bene. Ecco, questa è la verità. Tutti diranno, ma che vuol dire? Ah. Sofia, quale grazie. Sarebbe il progetto che vorresti fare con Marcello? Una grande storia d'amore. Sì, una grande storia d'amore, sì, sì. Dammi un altro bacio. Ah, ma ci fai? Ma sì, ma che c'è frega? Finiamo così. Meglio che ce ne andiamo.